L'Inter, campione d'inverno, butta via una buona occasione contro la penultima in classifica per consolidare il suo primato, 1-1 con pareggio del Cagliari nel finale. La squadra di Ranieri lotta con decisione in difesa, qualche dubbio per questo intervento di Cornacchia su Serena. Matteus è spesso protagonista, Yelpo si salva di piede su un suo tiro. Cagliari quasi mai davanti a Zenga, sul primo angolo brividi per una deviazione volante di Cornacchia. Alla mezz'ora esce Bianchi, infortunato, entra Stringara. Lancio di Berti, rientrato in squadra per Serena, buon controllo ma palla colpita malamente. A pochi secondi dalla fine del tempo il gol dell'Inter, segna Klisman sfruttando l'appoggio di Serena dopo un centro di Breme, 1-0. Episodio che rivediamo. Nella ripresa l'Inter cerca vanamente il raddoppio, Klisman, ottimamente lanciato da Ferri, tira a lato. Fuori mira anche il sinistro di Serena su buon servizio di Berti. Il Cagliari si fa vedere raramente verso l'area nerazzurra, destro impreciso di Cappioli. Su lancio di Bergomi l'arbitro Luci ferma Berti per fuorigioco, dalla tribuna si è visto così. Operazione giardinaggio per Matteus prima di calciare una punizione. Sulla traiettoria Coppola sfiora l'autorete impegnando il suo portiere. A metà tempo Bergomi lascia il campo per una distorsione al ginocchio sinistro. Il gol del pareggio al 41esimo. Matteoli, il migliore del Cagliari, alza in aria un pallone che Cappioli devia, scavalcando Zenga, 1-0. In sala stampa, dove non si sono presentati i giocatori nerazzurri, Trapattoni analizza con calma l'esito della partita, rendendo merito agli avversari. Oggi il Cagliari non ha rubato nulla. Noi abbiamo concesso un paio di sfumature che ci sono costate la rete del Cagliari. E questi sono punti pesanti perché forse con la Fiorentina, pur avendo creato molte occasioni, eravamo un po' sotto tono noi. Oggi no, oggi eravamo su ritmi, anche se non si sono create molte occasioni, di concentrazione pari al Cagliari. Il Cagliari è stato molto ben ordinato, molto ben determinato. Purtroppo una volta passato in vantaggio dovevamo mantenere questo vantaggio. Per una piccolezza, anche se c'è una rimessa laterale invertita, proprio per questa piccola stupidaggine, così si dice, abbiamo subito un gol che non dovevamo subire. Ranieri, un gol del pareggio, ma sinceramente non se l'aspettava più. No, veramente me l'aspettavo, magari non mi aspettavo i 4 gol di domenica scorsa presi a Bari, no? Per cui oggi diciamo che la lezione di domenica scorsa è servita, oggi dopo che l'Inter è passata in vantaggio non abbiamo offerto il contropiede all'Inter, siamo stati tranquilli aspettando il momento opportuno, certo siamo stati un pochino fortunati, però non devo dire che non me l'aspettavo, avevo detto ai ragazzi di restare tranquilli, gli ultimi 10 minuti abbiamo tentato di il tutto per tutto.